Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Simoncini, Vivaio Cerretani, Superauto, ETS Tech, Neomedica, Ristorante Casa Tua, Gross Market, Vita Byte, Giannettoni, Centro Medico Igea, Eco Center. Bentornati ad Oltre il Palio. Come annunciato pochi minuti fa Viola Carignani e la sua trasmissione, siamo in compagnia di Alice Volpi, che saluto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono molto contenta che è qua nel nostro salottino. Parleremo di ieri, perché ricordiamolo, ieri c'è stata la cerimonia del Mangia che ha visto proprio Alice Volpi protagonista, però parleremo in questa nostra trasmissione anche della sua brillantissima carriera sportiva. Intanto partiamo da ieri. Ecco, stanotte hai dormito? Hai dormito più stanotte o ieri notte in attesa appunto di ricevere il Mangia? No, diciamo che ieri è stata una giornata molto stancante ed emozionante, e ricevere questo premio per me è stato veramente bello. E non sono nemmeno particolarmente emotiva nello sport in generale, anche nella vita, ma ieri avevo il cuore a mille, è stata una giornata unica davvero. Riviviamoli quei momenti, riguardiamo insieme proprio quei momenti là. Per Alice è una Grande festa alla presenza di tutto il paese e delle autorità locali, un riconoscimento dell'amministrazione con tanto di installazione artistica. È l'emozionante omaggio della frazione di Ponte d'Arbia nel comune. Bello della diretta, abbiamo sbagliato servizio, siamo andati un po' più indietro nel tempo, ora lo ritroviamo e in attesa di ritrovare il servizio proprio di ieri del Mangia, parliamo proprio di quei momenti lì, insomma, che dicevi che c'è stata molta emozione, molto trasporto. Sì, assolutamente. Poi ricevere un premio a casa fa sempre più piacere. Erano presenti i miei familiari, tutti i miei amici, e i contradaioli della Chiocciola, quindi è stato davvero bello. Allora, un piccolo break pubblicitario e poi rientriamo e ci guardiamo proprio insieme le immagini di ieri. Le anatre depongono le loro uova in silenzio. Le galline invece schiamazzano come impazzite. Il risultato? Tutto il mondo mangia uova di gallina. Henry Ford. Dai voce al tuo lavoro. Radio Siena TV, la voce della tua pubblicità. Richiedi un preventivo. Scrivi a marketing@radiosienatv.it o chiamalo 0577 1658 997. E rientriamo Oltre il Palio con le immagini di Piazza del Campo, che si prepara a vivere la magia della carriera, e noi invece qua siamo in compagnia di Alice Volpi, che torno a salutare. Buongiorno, ce l'abbiamo adesso il video, quindi partiamo proprio da quello che è stata la giornata di ieri, la cerimonia del Mangia che ha visto Alice Volpi protagonista, quindi partiamo da lì e poi commentiamo insieme queste bellissime immagini.
è riuscita a nascondere la sua emozione. Alice Volpi, nonostante tanti successi, tra cui 2 ori ai mondiali e 1 bronzo alle Olimpiadi, il riconoscimento della sua città resta la medaglia più emozionante e più importante. Oggi onoriamo e riconosciamo una giovane donna senese che si è fatta larga nel mondo, ha detto in apertura della cerimonia il sindaco Luigi De Mossi, dimostrando da subito cosa significa essere senese, con la volontà e la costanza di essere qualcosa di più di una semplice individualità. Un mangia meritato, ha affermato, è un onore anche per la città. I nostri figli possono andare in giro per il mondo, ma non dimenticano mai da dove vengono, l'identità della civiltà senese, più forte di tutto. È davvero una giornata emozionante e ricevere questo premio nella mia città ha un valore inestimabile per me. E io torno sempre a casa appena posso, mi manca molto quando sono in giro e niente, non so che dire, solo grazie. Nel mondo, ma è famiglia, io sono cresciuta qua e appunto la vicinanza di tutti è stata davvero importante per me. Alice, hai una dedica particolare per questo premio? Beh, sicuramente alla Contrada della Chiocciola, al priore Marco Grandi e alla zia Sonia che mi ha guidato fino a qua. Sì, direi che è stata fin troppo sincera, ecco, ho molti difetti, però ho sempre avuto dietro una famiglia che mi ha aiutato ad arrivare fin qua. 17 ho un camp che organizzo con dei ragazzini di Schermo in tutto il mondo e quindi partirò presto, però come dicevo torno sempre i weekend appena possibile e la stagione inizia a dicembre per un nuovo anno importante dove ci sarà anche la qualifica per la prossima Olimpiade che è più vicina di quanto non ci si aspetti. E queste sono proprio le tue parole a caldo al termine della cerimonia, eri ancora emozionatissima, nel rivedere quelle immagini invece adesso cosa hai sentito? Adesso ho realizzato un po' il tutto, ieri è stato un turbine di emozioni, tutta una giornata intensa, quindi sembravo quasi di essere un po' in un altro mondo. Oggi ho realizzato, sono felicissima e anche tesa per la giornata di oggi, quindi ecco, non vedo l'ora che arrivi l'ora del palio. Sonia Corsi che ha raccontato ieri al giornalista Sonia Corsi, diciamo con un bellissimo anche racconto, la sua storia, tornando indietro da quando eri piccolissima, e ha raccontato proprio di queste trasferte che facevi dalla scuola Buonconvento fino a sera, quindi comunque una mezz'oretta di viaggio. Ecco, in quei momenti lì, quando eri piccola, avresti mai pensato che saresti diventata poi quello che sei oggi? C'era già quell'ambizione? No, quell'ambizione assolutamente no, c'era solo il divertimento, sicuramente l'agonismo era dentro di me perché mi piaceva vincere fin da ragazzina e poi la fortuna di aver avuto un padre che ecco ci ha sempre creduto lui al posto mio, forse anche quando io non me ne rendevo conto. Quando è che hai capito che il tuo sport poteva diventare qualcosa di più? Sicuramente il grande passo ecco, da divertimento a lavoro è stato quando a 18 anni sono entrata in polizia, questo mi ha permesso di dedicarmi solo alla scherma e lì ho sentito anche la responsabilità. Ecco, fare del proprio sport, della propria passione, perché così si chiama quando appunto si riesce a fare come lavoro proprio la propria passione, cosa significa per una ragazza comunque molto giovane che ha dedicato tempo, tanto tempo, questo ricordiamolo, anche tanti sacrifici per comunque uno sport che ha bisogno sempre di dare il massimo, tutti i giorni. Difficilmente si stacca la spina, forse. Sì. Ovviamente dedicarsi solo allo sport è un vantaggio. Non succede a tutti, però i gruppi sportivi si muovono bene, si muovono in molti sport e questo ci aiuta a poterci allenare al meglio. Ovviamente per le famiglie inizialmente è costoso perché tutti gli sport sono costosi e impegnativi per i genitori e senza di loro devo dire che non so se sarei mai arrivata dove sono. E questo è molto bello anche sentire queste parole, abbiamo pochi minuti però in realtà mi piacerebbe capire se ci sono ricordi particolari che hai che vuoi raccontare qua stamattina di quei momenti lì in cui facevi scherma a Siena, quindi se hai dei ricordi particolari e poi invece un ricordo a cui ci tieni tanto, sicuramente le Olimpiadi o comunque momenti importanti della tua carriera, quindi 2 fotografie della tua vita sportiva. Da ragazzina ho tantissimi ricordi al CUS, le mie più grandi amiche comunque sono rimaste qua a Siena, della palestra
E mi ricordo solo cose, diciamo, da birichina, come si dice da noi, che magari quando ci facevano correre intorno al CUS, che c'è un giardino e noi ci facevano correre intorno, noi ci nascondevamo, deviavamo un po' la strada. Quindi questi sono i ricordi che ho da ragazzina. Poi che altro? Mi ricordo che l'ultimo mercoledì del mese c'era sempre la garetta e quindi ero sempre felicissima di fare questa competizione, e se vincevo papà mi portava al McDonald's, quindi era un bel premio. Era un bellissimo premio. Invece dopo, quindi della sua carriera di dopo? E dopo è diventato, ecco, sempre bello, però c'è anche dietro comunque molta fatica anche emotiva nel riprendersi magari quando le cose non vanno in gara, e mi sono dovuta trasferire a Frascati per allenarmi, per avere comunque più atlete con cui confrontarmi, e già questo è stato, diciamo, difficile. Però ecco, sono felice di tutto quello che ho fatto e spero alla prossima Olimpiade di regalarmi e di regalarvi qualcosa in più. Ecco, infatti parliamo di questo e poi chiudiamo, perché in realtà abbiamo veramente poco tempo. Il tuo prossimo obiettivo personale quindi è quello, l'Olimpiadi? Sì, penso già a quello, anche se ancora un po' manca. Appunto dicevo, la stagione inizia a dicembre di Coppa del Mondo e è un anno importante perché il mondiale sarà a Milano, quindi in casa, e ecco, quello forse è l'obiettivo più ravvicinato. Grazie, grazie ad Alice Volpi. In realtà ci sarei un'altra mezz'ora in tua compagnia, perché immagino che ancora le cose da dire sarebbero veramente tantissime, ma ti rinviteremo presto qua ai nostri studi di Sena TV, quindi grazie mille per essere grazie stata a voi in nostra compagnia. Adesso, come al solito, la rubrica di Luigi e Oliveto, letti per voi, poi ci colleghiamo con Cristian La Morte, che è insieme a Tommaso Montanari, rettore dell'Università Pesegnari di Siena. Tutti sappiamo del fortissimo legame tra Mario Luzzi e Siena, la città dove, come lui ebbe a dire, da adolescente aveva appreso la grammatica della bellezza. Sono molti i testi luziani dedicati alla città ed anche molto noti, ma ce n'è uno in prosa del 1978, meno conosciuto e devo dire piuttosto singolare, in cui Luzzi parla dell'acqua a Siena, sostenendo che l'acqua la si percepisce anche laddove non è visibile. Un'affermazione che, capite bene voi, in qualche modo va a rievocare anche il mito della Diana, del fiume sotterraneo della Diana, che, come dire, non esiste, ma c'è, perché c'è nell'immaginario dei senesi. L'acqua a Siena è moderatamente visibile, non gioca con se stessa, non tripudia né si lagna, come accade dove ha scena aperta. Eppure a Siena l'idea dell'acqua non è estranea o aberrante. Mi sono sorpreso, insicuro, a domandarmi se nel cortile di un celebre palazzo risuonasse davvero il croscio d'acqua di una fontana o la musicale coniugazione acqua-pietra cantasse illusivamente nella mia memoria. Non è dunque impensabile la presenza generosa dell'acqua, neppure nella sobrietà discreta di Siena. Intanto la Diana, mitico corso d'acqua sotterraneo, continua a scorrere nelle sue latebre e nella immaginazione iniziatica dei senesi. Ma ecco, tutte le acque che non si vedono per la città convergono gioiosamente a Fonte Gaia, proprio come il popolo nel campo ai giorni del palio. C'è letizia nell'acqua a spillare tra i marmi modellati da Jacopo della Quercia. È una letizia contenuta che commenta la vita, le passioni e i crucci della cittadinanza, ed è meno pazza di come è lei nelle sue festose e furibonde esplosioni. E grazie, grazie a Luigi Oliveto per averci fatto compagnia con questa interessantissima rubrica Letti per voi. Adesso passiamo da una rubrica all'altra, perché andiamo a collegarci con Cristian La Morte per la rubrica Tu per tu, ed è in compagnia del rettore dell'Università Pesegnari di Siena, Tommaso Montanari.
Ciao Simona, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo tornati a Palazzo Chigi Zondadari per incontrare Tommaso Montanari, rettore dell'Università Pestanieri di Siena, che ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi. E mentre alle nostre spalle scorrono note, spartiture, essendo questa ovviamente la sede dell'Accademia Chigiana, quest'anno è il 30° anniversario della fondazione dell'Università Pestanieri di Siena come istituzione. Ci sono degli appuntamenti importanti nei prossimi mesi, quali sono? Beh, cominceremo esattamente fra un mese, il 16 settembre, quel giorno daremo una laurea honoris causa a Nadia Fusini, una delle più grandi traduttrici e studiose della letteratura inglese, e in quell'occasione dedicheremo l'Aula Magna a Virginia Woolf. Scriveremo sui muri dell'Aula Magna alcune frasi di Virginia Woolf, tra l'altro quella in cui dice che pensa che le università dovranno servire a formare generazioni in grado di prevenire le guerre, ma è così attuale. E quello stesso giorno dedicheremo altre 23 aule, 12 ai 12 professori che non giurarono fedeltà al fascismo. Ci sembra importante ribadire il carattere antifascista dell'università e il senso dell'università come luogo di dissenso verso il potere. È il luogo istituzionale della critica al potere, da sempre, l'università. E 12 aule, una Virginia Woolf e le altre 11, altre grandi donne del Novecento, da Simone Weil a Hannah Arendt, altre donne più legate a Siena e alla storia italiana. Ci sarà il Presidente della Corte Costituzionale quel giorno da noi e sarà un giorno importante. E un altro appuntamento importante sarà a novembre. Sì, in novembre ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico e in quell'occasione daremo un'altra laurea honoris causa, due lauree per una piccola università come la nostra sono un caso straordinario, ma è il trentennale appunto della nostra esistenza come università, a Ludmilla Petrusevskaya, che è una forse la più grande drammaturga russa. Oltre a essere una grande artista, una grande scrittrice, ha preso posizione molto duramente contro il governo di Putin e contro l'invasione dell'Ucraina e per questo è perseguitata e contrastata in patria e crediamo anche qua che dare voce alle voci, alle poche voci del dissenso russo sia importante. Altre università hanno fatto la scelta di chiudere gli occhi e vorrei dire anche il cuore ai rapporti con la Russia, noi pensiamo invece che si debbano incrementare, ma naturalmente all'insegna del dissenso. Siamo un'università per stranieri, la nostra missione è di collegare Siena al mondo e pensiamo che questo sia il modo giusto per farlo. Ecco, la guerra in Ucraina è un po' uscita dai riflettori, se non altro quelli mediatici, ma la guerra c'è. Sì. L'impegno dell'Università per stranieri di Siena nelle scorse settimane è stato molto importante anche per accogliere studenti e professori in fuga dalla guerra o in fuga dal proprio paese perché dissidenti. Ecco, quali sono stati i passaggi più importanti di questo impegno? Vorrei anzi ringraziare, cogliere l'occasione per ringraziare la Prefettura e la Questura di Siena per l'aiuto che ci stanno dando. Non è per nulla facile far arrivare in Italia studiosi ucraini e russi. Per ragioni diverse sono due paesi con i quali anche tutto quello che è l'aspetto della trafila burocratica è difficilissimo. Alla fine speriamo di avere a settembre tre colleghi ucraini e due russi con noi per un anno, ma sarà rinnovabile fino a tre anni, a fare ricerca e a insegnare. È una piccola goccia di solidarietà, ma è anche il segno di volerci essere e appunto di voler continuare a ricordare che questa guerra c'è. Era largamente prevedibile che fra estate e campagna elettorale ci saremmo dimenticati della guerra, questo è molto tipico dell'Italia, abbiamo parlato ossessivamente della guerra come prima della pandemia, poi c'è un momento in cui tutto scompare di botto e ci dimentichiamo che qualcuno continua a morire e qualcun altro continua a uccidere, è la ragione per cui abbiamo detto fin dall'inizio che questa guerra andava fermata prima possibile, perché il rischio se no era che si incancrenisse, una specie di Afghanistan piantato nel cuore dell'Europa. E temo quello che sta succedendo. La parte che si può fare, che può fare l'opinione pubblica occidentale, che ha tante connessioni con la comunità della conoscenza, del sapere, è quella di invece continuare a parlarne e continuare a chiedere ai nostri governi di fare di tutto perché la guerra finisca. Le guerre poi quando partono smuovono una quantità di interessi, anche economici, ed è molto difficile farle finire. Ecco, come valuta l'impegno che c'è stato da parte del governo, ahimè ormai caduto, nei confronti di questa guerra? Lei è stato molto critico verso la scelta di armare, dare diciamo così, una mano agli armamenti in Ucraina e soprattutto cosa teme che possa succedere dopo il 25 settembre?
Allora, dobbiamo tenere divisi diciamo, le opinioni del rettore, che sono neutrali, certo, da quelle del cittadino. Da cittadino penso che bisognava rispettare la Costituzione. L'articolo 11 dice che possiamo stare negli organismi internazionali in condizioni di parità e per costruire pace e giustizia. La domanda, ed è una domanda che credo dobbiamo farci, è se siamo nella NATO in condizioni di parità e se non, invece non sta succedendo che su impulso degli Stati Uniti stiamo andando a una rottura del mondo in due blocchi. Nelle scorse settimane si è parlato meno della guerra in Ucraina, ma si è capito che si sta preparando una nuova guerra, quella con la Cina, niente di meno. Nancy Pelosi a Taiwan e quello che è successo ci fa capire che il rischio vero è che si apra una fase di guerra, non sappiamo quanto fredda, di spaccatura in due parti del mondo, in nome dei valori e degli interessi occidentali. Io credo, e qui lo credo anche dal rettore, che gli interessi occidentali, i valori occidentali siano una cosa complessa, non siano un blocco, siano vari e contraddittori. E tra questi interessi e valori occidentali c'è anche l'apertura all'altro, c'è l'avversione a ogni nazionalismo, c'è la tensione a pensare, come fanno i nostri ragazzi spontaneamente, che la nostra patria sia il mondo intero. E credo che con questi valori sia difficilmente compatibile l'idea di spaccare il mondo in due, per di più di pensare di farlo per ragioni morali, avendo noi la verità o la giustizia e la democrazia. Sappiamo quanto sia difficile la nostra vita democratica stessa. Insomma, come dire, ci vuole uno sguardo più complesso, più articolato. Avrei sperato dal governo della Repubblica Italiana un atteggiamento più critico, con l'Occidente naturalmente, con gli Stati Uniti, ma in modo più critico, anche perché l'Italia ha una tradizione multilaterale, siamo nel Mediterraneo, per mille ragioni. Abbiamo visto in questi giorni le navi da guerra russe arrivano alle coste pugliesi in pochi minuti, per ovvie ragioni geografiche. Forse un'Italia più attenta alle ragioni di tutti sarebbe stata auspicabile, se davvero vogliamo preparare la pace, cosa che l'articolo 11 ci impone a fare. Io credo che la pace si prepari preparando la pace e non la guerra, come diceva un vecchio proverbio latino. Ecco, sembra quasi uno scenario di ritorno a pre-caduta del muro di Berlino. Sì. E i muri stanno tornando di moda, ahimè sì. E l'Università Pestalieri di Siena da sempre combatte l'innalzamento di questi muri anche nell'accoglienza. Sì, è un momento in cui ci si iscrive all'università, io spero che tante ragazze e tanti ragazzi si iscrivano nella nostra università, dove si può studiare la lingua e la cultura italiana e la mediazione culturale, che è esattamente quella cosa che consente di abbattere i muri. Nasciamo come una scuola di lingua e cultura italiana per gli stranieri nel mezzo della Prima Guerra Mondiale, nel 17 si comincia, cioè nel momento in cui si vuole dire lo straniero non è solo un nemico. E si cresce fino a dare gli strumenti oggi per costruire quella mediazione in cui gli stranieri imparano la lingua e la cultura italiana, ma gli italiani imparano da noi moltissime lingue, dal coreano al giapponese al cinese, a tutte le lingue europee, all'arabo, per fare mediazione, che la facciano sulle navi delle ONG, sulle navi della Marina Militare o dovunque nel mondo o anche nei ristoranti di Siena, non cambia molto. La mediazione culturale è quello che serve a costruire una società pacifica, noi ce l'abbiamo per statuto, la convivenza pacifica attraverso il multilinguismo, il plurilinguismo e il multiculturalismo, è proprio la missione statutaria della Stranieri. Spero che tante ragazze e tanti ragazzi vogliano continuare a studiare con noi, perché credo che se vogliamo un mondo un po' diverso da come l'abbiamo trovato, abbiamo molto bisogno di mediazione culturale. E senta, cambiando totalmente discorso, il 25 settembre si avvicina, ci aspetta un po' più di un mese di campagna elettorale infuocata, e cosa ci aspetta invece dopo? Beh, intanto spero che in questa campagna elettorale, spero che sia civile, spero che si parli dell'università. Il nostro paese, per decisione dell'ultimo governo, arriverà al 2% del prodotto interno lordo per spese militari. Tutto il sistema universitario italiano costa lo 0,3% del PIL, tra lo 0,3% e il 2% c'è una certa differenza. Allora, vogliamo investire sulle armi o investire sulla conoscenza? Spero che si parli di questo in campagna elettorale, perché credo che sia veramente uno dei problemi centrali. Dopodiché naturalmente ognuno sceglierà liberamente, spero che dopo il voto la nostra Costituzione antifascista, democratica, di una Repubblica parlamentare non venga abbattuta a colpi di spallate, mi sento di dire solo questo.
Il nostro tempo purtroppo è finito, anche se ce ne sarebbe da parlare ben oltre. Io ringrazio davvero il professor Montanari e la linea torna a voi. Buona festa. Grazie a Cristiana Morte per questa preziosa intervista, grazie anche a Tommaso Montanari. Adesso un piccolo break pubblicitario e poi passiamo da un Montanari all'altro, lasciatemelo dire, perché avremo nel nostro salotto Emiliano Montanari, presidente della CR Siena, quindi restate con noi. E come annunciato prima della pubblicità, è già qui presente insieme a me Veronica Costa, insieme a un ospite graditissimo, ma lo scoprirete dopo, perché adesso c'è già collegato da Palazzo Berlinghieri il sindaco De Mossi per la consueta conferenza stampa. Quindi colleghiamoci a Palazzo Berlinghieri. Lancia. Siamo in diretta da Palazzo Berlinghieri per la tradizionale conferenza stampa del sindaco di Siena Luigi De Mossi per questa giornata, per il palio del 16 agosto. Il sindaco è appena arrivato e sarà qui per rispondere a tutte le domande dei cronisti e dei giornalisti per questa lunga giornata che, ricordiamo, ha segnato chiaramente questa mattina l'allungamento della provaccia per il maltempo di questa notte. È appena arrivato, adesso è già pronto per parlare, fare le proprie dichiarazioni e chiaramente rispondere alle domande di tutti i giornalisti, di tutti i senesi presenti qua, e fare un po' il quadro di quella che sarà questa lunga giornata tanto attesa dopo quella del 2 luglio, che sicuramente sarà baciata dal sole anche viste le previsioni del meteo, e attendiamo a minuti adesso. Vuole parlare chiaramente alla cittadinanza e fare un po' il punto della situazione dopo queste lunghe giornate segnate dal ritorno del tuffo in piazza e chiaramente del palio di Siena. Ancora qualche minuto prima dell'inizio della conferenza, adesso il sindaco si è seduto, attende gli ultimi particolari, una conferenza stampa canonica, quella delle ore 12 qui a Palazzo Berlinghieri, di fronte a tutti gli attori protagonisti nei retroscena del palio, i giornalisti e non solo, i cronisti di questa tradizione importante, secolare, come il palio, e soprattutto di questa giornata, di questo ritorno anche dopo gli anni difficili della pandemia, insomma un ritorno veramente tanto atteso per questo palio dell'Assunta del 16 di agosto, che insomma vedrà in piazza oggi, ma come lo ha visto in queste giornate di prove, importanti protagonisti, sia Fantini sia soprattutto Cavalli, che daranno vita veramente ad un'importante edizione, quella appunto del palio dell'Assunta del 2022. Adesso il sindaco sta per iniziare, attende gli ultimi giornalisti che stanno entrando nella sala qui in Palazzo Berlinghieri, e a breve inizierà la conferenza stampa, una conferenza stampa di saluto certamente, ma anche un po' per aprire le porte a quello che sarà questa lunga giornata, che chiaramente oggi ha visto, è vero, l'annullamento della provaccia, ma che si aprirà con il corteo storico e poi chiaramente l'arrivo di tutti i cavalli, le contrade, i fantini qui in piazza per dare vita al palio di agosto tanto, tanto atteso. Adesso il sindaco è pronto e lasciamo quindi la parola al sindaco. Sì. A, E, I, O, U, mi sentite? Funzionano? Bene. Allora siamo come consueto.
Palio, oggi 16 agosto, quindi avete seguito in maniera appassionata, qualcuno dall'esterno, molti dall'interno, ma credo che il coinvolgimento poi anche professionisti del vostro livello in qualche modo vengono colpiti dalla particolare ritualità, dalla natura, dalla tipologia di questa festa popolare unica al mondo davvero, senza nessuna presunzione, senza nessun falso affermazione. E speriamo davvero che questo sia un palio della luce, ci auguriamo, avete visto il drappellone, il nostro palio, il cencio, come diciamo noi, che ha proprio queste caratteristiche, e speriamo davvero che in questo caso, fino a stasera non lo sappiamo, ma speriamo che sia proprio il palio della luce che ci riconduca a quella che è non soltanto una festa, non soltanto è mai stata una corsa di cavalli, ma esattamente qualcosa che antropologicamente possiamo definire come la più popolare delle feste mondiali. Quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato. Avete visto che nonostante il tempo in qualche modo ci abbia creato qualche difficoltà, ma, e qui non posso che ringraziare la macchina organizzativa, non tanto diciamo gli apicali, quanto le persone che sul campo anche in questo momento stanno lavorando per sistemare la pista, cioè gli ingegneri, gli architetti, gli operai, l'ufficio palio e anche chi si occupa dei mossieri e del vice mossieri, accompagnandoli tutto il giorno nella loro funzione. E quindi credo che la macchina del comune abbia dato prova davvero importante di essere all'altezza della situazione. Ci sono state due criticità in termini di pioggia, ma sono state tutte e due, almeno fino ad ora, controllate e risolte. Quindi questi sono i primi dati che volevo darvi. Avete visto anche, siamo tornati anche un po', diciamo, per quanto riguarda la nostra tradizione, chi ha i capelli un po' bianchi come i miei sa bene che il cambio delle monte, certi momenti anche di cambiamento che ultimamente se ne vedevano meno, invece anche in questo caso c'è stata tutta una serie di aggiustamenti, ovviamente nell'ambito delle singole strategie effettuate dai singoli contrade e anche valutando i comportamenti dei singoli fattini. Quindi siamo proprio, direi, se permettete, nel cuore della tradizione. Abbiamo perso purtroppo due prove, ma purtroppo per ora non riesco ancora a controllare il meteo. Insomma, penso nei prossimi anni mi riuscirà anche di controllare l'eventuale pioggia, ecco, insomma, però ancora mi sto allenando anche su questo aspetto. Se ci sono domande. Non vedo nessuna domanda riguardo, prego. Matteo Salvini sarà ospite del comune, viene chiesto alle ore 18, quindi allora, un po' particolare. Per quanto riguarda la politica, io non la faccio entrare nel palio. I nostri ospiti, la caratteristica con cui il comune risponde ai propri ospiti è la temporaneità, cioè bisogna fare domanda con un tempo sufficiente per poter essere ospitati dal comune, perché il numero dei posti sono ovviamente contingentati. Per quanto riguarda le trifore, quindi credo che la politica debba stare fuori dal palio ha fatto capolino anche purtroppo a seguito del palio di luglio, ma io credo che invece
Il palio è qualcosa che è del tutto avulsa dalla politica, è anche qualcosa di superiore alla politica, quindi non voglio entrare in questo argomento. Gli invitati chiedono di venire al palio, tutti, e quando abbiamo riempito le finestre, salvo qualche cambiamento parlando con quelli che erano già presenti, noi siamo disponibili anche a trovare delle soluzioni, ma c'è la fila per poter venire a vedere il palio, questo lo sanno tutti, insomma, non è che sia una cosa irregolare. A luglio ci sono stati dei cavalli poco esperti, adesso la soddisfatta la scelta dei cavalli, viste anche le raccomandazioni del sindaco stesso di luglio. Sulla scelta dei cavalli, dei fantini, delle strategie non compete al Comune, l'ho già detto e non intendo, queste sono strategie tutte nell'ambito della piena autonomia delle contrade, sia della scelta dei cavalli che della scelta dei fantini e anche della scelta della tattica da tenere sia per le prove e ovviamente soprattutto stasera, quindi come vedrete ci saranno diversi interessi, diverse situazioni che verranno tutte spese sul tufo e qualcuna riuscirà, qualcuna meno e quindi ci saranno più contrade soddisfatte e altre contrade meno soddisfatte. Il Comune non può indirizzare, può dare un suggerimento, può dare un'indicazione, ma non ha e non vuole soprattutto interferire su quelle che sono le legittime autonome scelte delle capitanerie. Se poi dovesse cambiare il regolamento, allora questo è tutto un altro discorso, ma il regolamento oggi è questo. I cavalli li scelgono le contrade e i fantini pure e anche la piena autonomia e libertà, perché il palio è anche questo, il palio è anche una manifestazione di libertà, di affetto, di intelligenza, anche di furbizia e di cinismo. Sono tutte queste cose, come la vita direi. Quindi queste scelte sono tutte in piena autonomia da parte delle contrade, il Comune non ci mette, può dare un suggerimento, ma non interferisce su quelle che sono le scelte, né sui cavalli, tantomeno sui fantini e sulle loro strategie. Posso, sindaco? Prego. Un'altra domanda? Per quanto riguarda gli ospiti ancora, qualcuno sostiene che il palio di Ferrara dovrà essere superiore, migliore di quello di Siena e uno degli ospiti è proprio fra gli ospiti, Vittorio Sgarbi, invitati al palio. È una provocazione e quindi qual è stata la ragione per cui si è arrivato dunque, a questa guardia, scelta? Dunque, io credo, intanto credo che chi è venuto da Ferrara è proprio per imparare, Quindi gli diamo l'occasione di poter, visto che siamo in presenza, tanto ci siamo capiti a chi si riferisce, di una persona estremamente acculturata, però sul palio penso venga a prendere delle lezioni. E quindi quello che noi facciamo è di fargli vedere com'è il palio più bello del mondo, anzi l'unico palio bello nel mondo. Quindi noi tutti quelli che hanno l'umiltà, il coraggio, la voglia, chiedono di poter venire a vedere come funziona una macchina perfetta, noi li invitiamo, mica siamo rancorosi. E così la prossima volta dirà, non ci si può fare a fare un palio bello come quello di Siena, anzi c'è un solo palio, quello di Siena. Ancora riprende una domanda, la nostra nobiltà e accoglienza. Invece per queste persone sarà una ribalta, questa è l'osservazione della giornalista. Una ribalta. Il palio è questo, lei lo sa perfettamente, dal momento che indossa legittimamente il fazzoletto della sua contrada. È per tutti una ribalta, dall'ultimo dei contradaioli o dal primo dei contradaioli fino ai dirigenti. Lei sa perfettamente che il palio ha una caratteristica, l'individualità e la collettività. Ma sono due cose che non sono contrastanti l'una con l'altra. Quando si presentano all'entrone i gruppi di contrade possono apparire all'esterno gruppi indistinti, in realtà sono,
singole individualità e noi ci riconosciamo tutti. La festa del Palio ha un significato ben preciso, quello di riconoscerci fra di noi. Quindi certamente chi viene avrà una sua individualità e avrà anche una ribalta, ma questo è sempre successo, non è che a luglio, ad agosto, è una forma certamente di individualità e di ribalta, ma lo è anche per ogni singolo contradaiolo. Un'altra domanda da una giornalista in fondo alla sala. Mi si nasconde dietro tutte queste telecamere, bene. Dopo il Palio di luglio ci sono state delle polemiche circa l'aumento dei contagi, quindi si parla di Covid, quindi una situazione pandemica chiaramente molto diversa. Adesso in questo nuovo Palio è possibile, è preoccupato per un possibile aumento di nuovo dei casi? Ma guardi, ora lei, devo dire che almeno sulle statistiche di quelle regionali non è che noi siamo andati ad un picco particolarmente elevato. Beh, è ben evidente che la presenza di tante persone a Siena può aumentare leggermente il contagio, su questo non c'è dubbio. Ma non mi pare però che abbia dato dei market, abbia dato delle indicazioni tali da tanto non poterlo fare o comunque ci fosse un'esplosione così importante sotto questo profilo. È stata una delle attenzioni da parte dell'amministrazione, anche dell'ospedale e anche delle nostre organizzazioni sanitarie, su questo non c'è dubbio, ma francamente, ecco, se guarda, lei sa perfettamente, se guarda il dato regionale, noi siamo in linea con quello che è stato l'andamento del Covid. E certamente, e d'altronde, e questo senza far paragone, perché l'ho già detto, il Palio non si paragona con niente, ma altri tipi di presenza di molte persone mi pare che non abbiano suscitato lo sdegno di nessuno. Prego. Tornando al percorso del tufo, la commissione tecnica ha raggiunto delle eccellenze e tuttora, dopo la pioggia di questa notte, il tufo si sta asciugando molto bene, quindi probabilmente la commissione di esperti ha centrato proprio l'argomento, la problematica. Il tufo per questa edizione è l'asse importante per il Palio di Siena, quindi un'analisi da parte del cittadino. Intanto cominciamo con il dire che non è che questa commissione l'ho inventata io, esiste, è sempre esistita, non è che, perché il Palio non è che nasce negli ultimi anni, il Palio c'è sempre stato. Allora, ci sono tutta una serie di controlli legati all'umidità, per esempio, legati alla permeabilità del tufo. Quando voi vedete quando ci sono due ingegneri o tecnici che stanno battendo il peso, è per capire quanto, con che velocità si affonda nel tufo, perché questo ovviamente, quando i nostri cavalli da 4 quintali e mezzo, 4,7, 4,3 arrivano nelle curve, ovviamente bisogna anche capire la tenuta del tufo in ordine a questi fatti. Il tufo è una mescola legata anche, noi lo chiamiamo tufo, è certamente la base di tufo, ma ci sono anche altri materiali volti proprio a questo tipo, tutti naturali ovviamente, volti a questo tipo. Il tema di cui lei parla, probabilmente lei si riferisce anche al Palio di luglio, ma io ve l'ho detto, poi forse ci sarà anche questa possibilità, però sulle temperature è difficile influire, perché capite perfettamente che sulle temperature noi possiamo intervenire. Se avete fatto caso, noi la bagnatura del tufo è stata fatta con grande costanza, questo però quando sono 40 gradi si forma una sorta di crosta che è difficile da permeare, tutto lì. Prego. Il comune è rimasto soddisfatto della prima trasmissione del Palio? Il comune è rimasto soddisfatto, però mi creda, senza ovviamente è stata una scelta da parte del consorzio,
questa, quindi una scelta che noi approviamo, questa della 7, è una forma, è un racconto, è uno storytelling per così dire, non soltanto che può servire anche per, non tanto a noi, perché questo ai senesi non c'è bisogno di spiegarglielo, però credo che sia che la 7 abbia avuto una professionalità per accostarsi in maniera adeguata a quella che è il nostro rito. Un palio di agosto che dimostra che dopo la pausa pandemica riparte a pieni ritmi, ma ci sono dei cambiamenti evidenti negli ultimi pali, soprattutto per quanto riguarda gli arrivi dei cavalli appaiati per pochi metri. Sono vinti effettivamente dei pali, vinti per poca differenza. E quindi servono strumenti per valutare il photo finish, questi. Quindi serve, il comune si è adoperato per attivarsi per questo photo finish. Ecco, il comune può effettivamente pensare ad una riflessione per evitare eventuali dissapori, contrasti tra contrari. Lei sa bene, visto che ci si conosce da tanto, che i dissapori, le polemiche... Sì, il palio è fatto dagli uomini e dalle donne, per gli uomini e per le donne. Io sull'eccesso di tecnologia non sono tanto favorevole. Sono i giudici della vincita che decidono chi vince il palio, non una macchina. Poi possono verificare dopo, anche quando hanno fatto la loro scelta, se la loro scelta era corretta. E finora è sempre stata molto corretta. Sappiamo bene, in altri settori molto meno importanti del palio, poi alla fine, quando siamo andati sull'ipertecnologia, non è che questo poi ha risolto tutti i problemi, anzi ha creato forse altre discussioni e altri fatti. Ma il palio è una festa di un popolo, degli uomini e delle donne. E lo decidono i giudici, chi vince il palio. È vero che, e questo credo sia anche merito del protocollo, che oggi i cavalli arrivano sempre più performanti, sempre più preparati, quindi diciamo si arriva sempre, una volta lo sappiamo tutti, visto che abbiamo tutti qualche anno, il palio lo facevano in due, in tre, in quattro qualche volta, gli altri insomma si perdevano. Sì, ci sono tre giudici della vincita che sono lì appositamente per fare questa scelta. Il palio è una macchina molto delicata, e quando si fanno dei cambiamenti bisogna tenersi al passo con i tempi, ma bisogna anche rispettare quello che è il nostro rito. Prego, Laura. Torna in piazza un fantino dopo 10 pali di squalifica, vengono due, quindi una lunga squalifica, e ci sono anche tre coppie di avversarie. Nella riunione della segnatura dei fantini il sindaco ha fatto delle raccomandazioni riguardo. Nella riunione della segnatura dei fantini noi abbiamo semplicemente spiegato quelle sono le regole, come dobbiamo fare, quindi gli articoli relativi al modo con cui ci si deve approcciare alla mossa. Noi abbiamo fatto altre riunioni durante il palio con i deputati della festa, anche con l'ispettore di pista, per regolare i rapporti di entrata e di uscita dai territori delle contrade. Ma per quello che dicevo prima, anche sulla scelta dei cavalli e dei fantini, le strategie sono tutte nella piena disponibilità e libertà delle singole contrade. Ognuno fa la scelta che vuole. Ve l'ho detto prima, il palio è libertà principalmente, è uno degli elementi di maggiore libertà che c'è, non togliamoci anche questa. Poi se ci sono dei comportamenti che violano il regolamento, questo è un altro, ci sarà il deputato della giustizia paliesca e farà le sue valutazioni sulla base della relazione che gli viene fornita dai deputati della festa, questo è quello. Prego.
cosa pensa il sindaco, anche come contadaiola, della prova generale? Sembra anche questo lei sa rispetto a una prova generale. Io bisogna vedere che indica, a un certo punto ho detto qui ci si fa notte, perché sembrava che fossero tutti fermi. Però io non so quali indicazioni danno i capitani, i fiduciari per la prova. Evidentemente avranno avuto tutti l'idea di avere sufficienti dati, ma non è la prima volta che si vede che i cavalli stanno lì tenuti alla briglia senza muoversi nemmeno più di tanto. È capitato in tanti anni, ora sono capitati magari tanti insieme. Però io, evidentemente le capitanerie avranno deciso di avere già sufficienti nozioni e informazioni dei comportamenti al Casato, alla Mossa, a San Martino, non lo so, insomma, ma queste sono scelte. Io penso che quando gli si dà la cavallo dice guarda fai così, fai così, questo è quello che succede, no? Voglio dire, per cui non è che evidentemente il fatto che sui cavalli avessero già delle idee ben precise li ha sconsigliati di farli correre particolarmente, ma questo si può andare a cavallo anche in maniera differente. Ma tutti insieme ancora su questa questione. Signori, ma queste tutti cose insieme. Io senza, con tutto il rispetto per le entrate, non lo potete dire a me. ditelo magari quando intervistate i capitani. Questa è una cosa che gli devo dire, cioè, io vi dico, è stata curiosa certamente, e questo è stata una cosa curiosa, ma evidentemente fa parte di un meccanismo strategico legato alle singole contrade. Probabilmente mi permetto di dire, siccome i cavalli erano già un po' conosciuti, non c'era bisogno di tanto di vedere come si comportavano. Essendo persone esperte, le capitanerie lo sanno come si comportano questi cavalli, quindi non c'è bisogno più di tanto di farli andare, anche perché si consuma sempre un po' di benzina, no? quando si mandano. Prego. In tempo di elezioni lei sindaco ha un appello da fare alla politica, no, riguardo al futuro. In tempo di reazione? Un appello quindi da fare ancora. Guardi, alla politica sul futuro del Monte dei Paschi riguardante il palio. Io, se volete, se ne può parlare in un altro momento, da domani all'altro in là, però non mi fate intervenire su cose, anche perché ripeto, il palio è qualcosa che deve stare necessariamente staccato dalla politica, dall'economia, da tutto questo. Abbia pazienza, se poi vuole io in un'altra occasione, non oggi e nemmeno domani, ma sono disponibile a rispondere su tutte le domande. Sul monte, come sa, il comune ha fatto la sua parte, come l'ha fatta la regione e come l'ha fatta la provincia, peraltro in questo senso devo dire abbiamo lavorato tutti insieme. C'è qualcosa che la preoccupa per questo palio dal punto di vista delle avversarie di Fantino Columbu? Le scelte quindi dei Fantini sulle sei rivali in campo, ecco, la preoccupa qualcosa anche rispetto a luglio, visto il palio complicato di luglio, molto effervescente. Adesso c'è molta cautela. Ma cominciamo, sembra, con il dire che il palio, pur essendo una cosa unica, è comunque fa parte del mondo e della società. Quindi a luglio, comunque a luglio è evidente che ripartire dopo due anni c'era un'eccitazione sicuramente molto importante da questo punto di vista, su questo non c'è dubbio. Ma devo dire che c'è stata anche d'agosto, perché io ho sentito cantare in contrada e nemmeno che cosa abbastanza anomala per noi, sentire i canti in contrada e non correre. È successo, insomma, basta girare un po' la città e ci si rende conto, si sono cantati contro anche due contrade e non correvano anche ieri pomeriggio. Quindi, signori, la nostra civiltà senese non è che è sganciata da tutto il mondo. È evidente che il palio è un elemento di allegria e anche di canalizzazione di una certa felicità, allegria, anche aggressività se vogliamo per certi versi. Quindi questi sono momenti in cui puoi esprimere anche queste cose. Io non è che sono preoccupato, io credo che ovviamente le scelte fra luglio e agosto le potete valutare senza bisogno di troppe indicazioni. Io mi pare che si sta andando
sempre di più verso la nostra tradizione. Le rivalità, la voglia di vincere, la posizione difensiva, la posizione di scegliere dei fantini che ovviamente per definizione sono dei vincenti. Quindi c'è tutta una serie che chiamasi strategia, credo sia questo. E quindi questo comporta anche un'attenzione e forse anche delle preoccupazioni anche per le singole. La mia preoccupazione era quella che si potesse, che il tempo non ci giocasse scherzi, più di tutto. Ecco. Bene, signori, grazie. Ecco qua, si è conclusa quindi proprio adesso questa conferenza stampa per il Palio del 16 agosto 2022, una conferenza durata circa 25 minuti e quindi passo la linea a Simona Sassetti in studio a Oltre il Palio. Sì, grazie Lorenzo, abbiamo sentito la conferenza stampa del sindaco, invece adesso facciamo ancora attendere Veronica Costa, il suo ospite, per la rubrica Musica e Cultura. E oggi parliamo dell'Orchestra Plettro Senese, siamo in compagnia della vicepresidente, che saluto, Donatella Coli, buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo fatta aspettare un po', insomma, i tempi tecnici della conferenza stampa del sindaco. Sì. Ora ci guardiamo il video proprio di presentazione per entrare nel vivo di questa realtà. Abbiamo abituato in questa rubrica, andiamo a scoprire non soltanto appunto la storia di queste realtà così importanti per Senna, perché comunque tengono viva proprio la realtà musicale senese, ma prima di passare quindi al passato, permettetemi questo gioco di parola, andiamo a parlare di oggi, ossia di cosa fate tutti i giorni come realtà senese. Ma allora, noi siamo un'orchestra che avete sentito suona il barocco, la musica barocca, si trattava di Vivaldi, perché ha un organico che favorisce questo tipo di musica. Abbiamo mandolini, mandole, mandoloncelli, mandoloni, come praticamente strumenti che hanno una sonorità simile a violino, viola, violoncello e basso. Poi ci sono chitarre, chitarrone e un'arpa. Allora, cosa suona l'Orchestra Plettro? Sicuramente musica barocca, ma anche non barocca, anche musica successiva, anche musica ottocentesca, se si presenta il tipo di musica adatto. Le canzoni popolari senesi, le canzoni ovviamente napoletane, tutti i tipi di musica per i quali può andar bene un'orchestra che ha queste sonorità. Ci siamo anche molto occupati di musica scritta appositamente per strumenti a plettro, in particolare di autori giapponesi e tedeschi che hanno molto studiato su questo ambito. E abbiamo avuto anche delle grosse soddisfazioni perché in passato e anche recentemente abbiamo partecipato a rassegne, convegni, concorsi, eccetera. Abbiamo avuto un'esperienza particolarmente interessante con Battista Lena, l'autore di musiche da film, ha scritto le musiche di Avosodo, e quindi un'esperienza di tipo jazzistico. Abbiamo suonato a Umbria Jazz facendo come orchestra l'accompagnamento di solisti di grande nome come Paolo Fresu, per esempio, o Coscia alla fisarmonica e altri. Oggi noi siamo molto interessati a collaborare da un punto di vista
socioculturale, diciamo pure, con le realtà esistenti nel territorio, altre realtà. Anche perché la sinergia è fondamentale. Certo, altre realtà di tipo artistico. Posso brevemente fare certo. alcuni riferimenti, per esempio l'anno scorso per Natale, e forse lo ripeteremo, abbiamo collaborato con il corpo di ballo di Irene Stracciati, che aveva inserito in questo corpo di ballo alcuni ragazzi diversamente abili, e quindi abbiamo fatto questo spettacolo con questo corpo di ballo e con altri ragazzi diversamente abili che erano stati diciamo istruiti per usare le percussioni, quindi anche nell'orchestra c'era. Allora, adesso le chiedo di essere un po' lapidaria, le farò due domande però, vediamo se riusciamo a parlare di tutto, ossia i prossimi appuntamenti, quindi quando ripartirete con le vostre attività, e poi invece di contestualizzare la vostra realtà e quindi tornare un po' indietro nel tempo. Sì, dunque, allora, il futuro ci prevediamo di sviluppare queste sinergie. Sicuramente ripeteremo l'esperienza, quasi sicuramente l'esperienza con Irene Stracciati, però vorrei ricordare molto brevemente l'esperienza che abbiamo fatto all'Atere della mostra di Tozzi, cioè noi ci siamo inseriti anche, e speriamo di poter continuare a fare delle attività di questo tipo, negli aspetti culturali che nascono nella città, cioè come ci siamo inseriti? Facendo della musica che diciamo illustrava l'ambiente in cui Tozzi scriveva, l'ambiente senese e la musicalità di questo ambiente, la musicalità di strada. Perché questo? Perché anticamente un secolo fa, legata al passato. Esatto, un secolo fa nasceva l'orchestra Plettro Senese, cioè nasceva quasi in contemporanea con gli scritti di Tozzi. Quindi noi abbiamo voluto, diciamo, ricollegare questa cosa. Infatti abbiamo fatto due concerti, di cui uno con il primo programma del primo concerto dell'orchestra e un altro riferendosi a dei brani di Tozzi, quindi cercando musiche relative. Ora, anticamente questa orchestra crebbe in modo molto rapido e ebbe dei grandissimi successi, tanto che i fondatori comprarono la sede che attualmente è la sede dell'orchestra, ed è una sede quasi museo, ci sono fotografie che ritraggono la Siena di tanto tempo fa e scritti, lettere, documenti di vario tipo, ma soprattutto c'è un archivio di quasi 1000 partiture, la maggior parte delle quali scritte a mano perché prima della nascita del Bellissimo. Computer. Certo, grazie a Donatella Coli per essere stata in nostra compagnia, invitiamo tutti a seguire l'orchestra Plettro Senese. Ricordo che c'è una scuola. Ecco, infatti, che partirà a breve? Partirà a ottobre, e c'è una scuola di mandolino, chitarra e arpa. Ha fatto bene a ricordarlo. Grazie mille per essere stata qua in nostra compagnia, ma adesso andiamo avanti. Oggi veramente andiamo veramente avanti a lungo, finché non mi butteranno fuori da qua Matteo Borzi e Veronica Costa. Quindi piccolo break pubblicitario e poi rientriamo sempre qua Oltre il Palio. Ancora qua, ad Oltre il Palio, adesso è arrivato il momento di Veronica e il suo ospite. Sì, Simona, siamo con il presidente della CR Siena, Emiliano Montanari. Buongiorno, presidente. Buongiorno a lei. Grazie per essere ospite qua da noi. Grazie a voi per l'invito. Allora, presidente, iniziamo un po' a parlare di questo campionato che sta per iniziare. Inizierà i primi di settembre con un piccolo ritardo e la squadra è appena tornata dal ritiro, no? Proprio in questi giorni. Allora, parliamo intanto di come è andato il ritiro che si è svolto tra Orvieto, Lubriano, quindi insomma è stato un
periodo intenso per la squadra, che ha ovviamente poi si è conosciuta, ma ha conosciuto anche il mister Pagliuca. Sì, è stato un modo per incontrarsi con il mister e un modo per far incontrare tutti i nuovi acquisti con gli ex giocatori. Un ritiro molto buono, molto positivo. Il mister sembra essere riuscito a trasmettere la sua idea di gioco. Le partite hanno dimostrato un buon calcio, buoni risultati con compagini anche sulla carta e di categorie superiori, quindi c'è molto ottimismo. Allora Presidente, io farei un po' un passo indietro, no? E tornerei al suo arrivo a Siena, appunto in conferenza stampa lei ovviamente parlò del suo arrivo e anche di quelle che erano un po' le prospettive per il futuro. Ecco, ripercorriamo un po' quei momenti, cioè come è stato un po' il suo percorso che lo ha portato qua a Siena? Beh, un percorso articolato, complicato, di studio di tante carte, di tanti numeri, e prolungato nel tempo con una chiusura poi di apertura e per poi riuscire a fare il closing pochi giorni prima del tempo necessario per poter fare l'iscrizione. Quindi tutto molto di corsa, tutto vissuto abbastanza intensamente. E stop, poi le dichiarazioni che ho fatto il primo giorno rimangono immutate. Ecco, la sua volontà poi di scegliere Siena, cioè decidere proprio di iniziare un percorso qua a Siena, dove nasce? Cioè, perché Siena? Siena perché già di per sé è una piazza e un nome importante, non solo nel calcio, anche nel mondo e per il palio, per quanto è bella questa città. Quindi chiaramente da imprenditore, dovendo scegliere una vetrina, la vetrina più prestigiosa è e più visibilità hai. Chiunque sceglie di investire nel mondo del calcio sceglie visibilità. Siena era la miglior visibilità possibile disponibile sul mercato in quel momento. Ecco, come ha detto lei, è stato un po' un inizio, no? Difficile, nel senso poi anche molto veloce nei tempi, no? C'era poco tempo. È iniziato poi, diciamo, avete iniziato a lavorare, si è entrati nel vivo anche del mercato e lei fin da subito parlò di un anno, questo come di un primo anno tranquillo, no? Disse tranquillità, un anno un po' anche magari di transizione, possiamo dire. Corretto. Ecco, qual è un po', diciamo, quello che vede lei come il primo anno qua a Siena? È un anno di riorganizzazione, la metà del tempo la passiamo a sistemare le cose pregresse e ancora dobbiamo finire di sistemarle. L'altra metà la impostiamo su progetti nuovi, dai campi alla campagna acquisti e a tante altre iniziative, allo stadio, che pian piano stiamo facendo anche opere nello stadio. È complicato perché, ripeto, la metà del tempo viene impiegato ancora per mettere a posto cose precedenti. Un anno di transizione. Abbiamo assicurato un anno tranquillo sportivamente ed economicamente ed è quello che garantiamo. Ecco, parliamo un po' a livello sportivo, poi magari entriamo ovviamente anche a parlare di quello che lei stava dicendo, quindi dello stadio, della campagna abbonamenti eccetera, no? Dal punto di vista appunto della squadra, mister Pagliuca, un allenatore che insomma poi anche a Siena è molto conosciuto perché ha allenato squadre insomma con cui il Siena ha giocato, quindi lo conosciamo tutti molto bene, e poi una squadra dove sono rimasti alcuni giocatori e poi si è puntato su altri giocatori, su novità, cercando proprio forse di, qual è la linea, di mantenere, diciamo, proprio questa idea di tranquillità in questo anno, cioè di fare una squadra. Qual è un po' l'obiettivo nel momento in cui si chiama anche mister Pagliuca e poi si crea, si forma questa squadra? Allora è un mix di cose. La linea societaria è quella di aver capitalizzato i giocatori, quindi acquisendoli, facendo diventare quindi un valore e con contratti di 3 o 4 anni, quindi quello è l'aspetto societario, imprenditoriale. Tecnico, Pagliuca, d'accordo con il direttore Salvini, ha scelto di investire e sui giovani e non sui giovani, quindi comunque cercando di ringiovanire il più possibile la rosa, anche in prospettive future. E si è cercato di lavorare in armonia, vedo un bel feeling tra il direttore e il mister, sono contento. Manca ancora qualcosa da qui? Manca ancora qualcosa, sì. Quindi ci dobbiamo aspettare qualche novità nelle prossime settimane? Sicuramente sì. Allora parliamo un po' dello stadio, perché è un tema di cui si è parlato molto, si parla molto ovviamente a Siena, anche prima chiaramente del suo arrivo. Qual è un po' la situazione in questo momento? Facciamo un po' il punto sulla situazione stadio. Situazione stadio, sono in corso diversi lavori e ci siamo ritrovati con un'area ospitality dove pioveva, con muri sporchi, penso che lei stessa che l'ha frequentato l'abbia notato, no? E con aria condizionata che non funzionava, con tante cose da rivedere. Stiamo ristrutturando anche gli spogliatoi,
stiamo intervenendo sul campo con una spesa ingente sia sul campo del Franchi che sul campo del Querce Grosso dove ci alleniamo per rendere il manto erboso nel miglior modo possibile. Abbiamo cominciato a intervenire sulle gradinate con dei seggiolini e tante altre opere sono in calendario, però non ci piace fare annunci, promesse, ci piace prima fare le cose e poi comunicarle dopo che le abbiamo fatte. Ecco, il campo di Querce Grosso e lavori, insomma, qual è un po' le tempistiche? Il manto erboso credo che sia già dando i risultati. Al momento ci sono uno spazio divisorio per stabilire lo spazio della palestra e quello medico, ma sicuramente nel giro di qualche settimana sarà tutto quanto operativo. Quindi per, diciamo, l'inizio del campionato. Assolutamente. Allora parliamo anche un po' dei giovani, perché il settore giovanile è ovviamente importantissimo, ovviamente ovunque, e quindi anche a Siena chiaramente se ne parla molto, no? Ecco, quali sono un po', diciamo, i progetti, i vostri progetti da questo punto di vista? Allora, settore giovanile, anche lì abbiamo trovato diverse problematiche che abbiamo affrontato nel miglior modo possibile, più che altro nel modo più velocemente possibile, compatibilmente che il pensiero chiaramente in questo momento era alla prima squadra. Certo. Mancano molti giovani, abbiamo aperto un'area scouting con un responsabile che stiamo acquisendo giovani nel territorio e non nel territorio. C'era un problema dove i genitori dei giovani ci segnalavano che per fare le trasferte erano obbligati ad accompagnare i loro ragazzi con le macchine proprie e altre cose. Qui abbiamo acquisito un pullman da 50 posti che è in allestimento e sarà consegnato entro la fine del mese per porre rimedio anche a questo aspetto. Quindi ci sarà un pullman per la giovanili e un pullman per la prima squadra. Ecco, l'idea è quella di creare un settore giovanile da cui, insomma, il Siena possa acquisire, nel senso, insomma, che sia un filo diretto tra prima squadra. Nel calcio di oggi non se ne può fare a meno, quindi è un gioco forza. E la politica di coinvolgere il territorio e con iniziative che vedrete è sicuramente tra le prime voci del programma prossimo. Ecco, ovviamente quando si parla di una squadra molto importante è il legame con il territorio, no? Quindi con i tifosi, eccetera. Voi fin dal vostro arrivo, insomma dal suo arrivo, ha parlato proprio della volontà anche di ritrovare alcune tematiche, a partire proprio dalla maglia, a partire dal logo, a partire dal nome, insomma, vabbè, senza stare a citare tutto, e ha parlato ovviamente proprio di questo legame. Questo resta un po', insomma, è, secondo lei, un punto fondamentale da cui ripartire, no? Ma è un punto fondamentale dove più che divertire è soffermarsi. Entro fine mese faremo un'offerta per l'acquisizione dello stemma e dal fallimento del Siena, sperando in un esito positivo, e come già avevamo annunciato, certo, che abbiamo fatto. E la maglia, siamo tornati a quelle strisce, dovrà essere adesso annunciata la prima maglia, a giovedì ci sarà la presentazione. E abbiamo cercato di incentivare il tifoso a venire allo stadio utilizzando i vecchi abbonati e cercando di acquisire i nuovi con sconti sempre maggiori. Ecco, parliamo un po' ovviamente della campagna abbonamenti. La campagna abbonamenti sta andando molto bene. Ad oggi sono circa 1500 i tifosi che sono abbonati ed è un bel numero. Non è il numero che auspichiamo, siamo un po' ambiziosi, però ci fa piacere comunque già questa alta adesione. Abbiamo fatto quello che potevamo fare da commercialmente parlando, abbiamo abbassato i prezzi e abbiamo anche, con l'ausilio del main sponsor che è un'azienda collegata al mio gruppo, dato la possibilità a chi volesse di poter passare, oltre che a tariffe più favorevoli di energia e gas, anche al fatto di un rimborso di 150 euro, quindi praticamente trovandosi l'abbonamento completamente ripagato e anche con differenza a suo favore. Si può sempre fare di più, si può sempre fare di meglio, però non penso che abbiamo fatto male. Io la ringrazio, grazie mille per la sua intervista e ovviamente in bocca al lupo per questo Crepi campionato. E forza Siena, forza Robur, sempre. Forza Siena per questo primo campionato. Grazie Presidente. A lei. E grazie invece Veronica per questa preziosa intervista. Tra l'altro Veronica fra pochissimi minuti tornerà proprio con Processo alla prova, il tempo di un cambio d'outfit, e sarà insieme a Matteo Borsi, infatti la vedo già scappare, ma grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Questa volta è veramente la nostra ultima parte, vi lasciamo a Processo alla prova. Grazie a Luigi Oliveto e la sua rubrica Letti per voi, grazie anche a Cristiana Morte che mi ha fatto compagnia in questi giorni con Tu per tu, ma grazie anche a Filippo Megnattini che mi ha fatto vivere ieri la cerimonia del Mangia, Lorenzo Agnelli invece che ci ha fatto vedere la conferenza stampa del sindaco, e poi grazie a loro, a chi sta dietro alle quinte, sono tantissimi, quindi grazie a Renato Tascio, grazie a Leonardo Conti, grazie a Saint Pyras, grazie a Maria Giulia e grazie a tutti voi che invece ci avete seguito in questi giorni. Fra poco Processo alla prova, quindi restate con noi.
Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Simoncini, Vivaio Cerretani, Superauto, ETS Tech, Neomedica, Ristorante Casa Tua, Gross Market, Vita Bite, Giannettoni, Centro Medico Igea, Eco Center.